Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno Memo. Buongiorno Leo. Allora come va? Si offre lavoro. Si offre lavoro. Hai sentito Elisabetta Franchi? Che fa? Per essere assunti bisogna avere determinati requisiti. E dove li troviamo? Se non al testaccio. E se non al testaccio. Andiamo Leo. Offriamo lavoro. Venghino signori, venghino. Ecco, vediamo un po' se lo accettano sto lavoro. Ma sicuramente. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sono Memo Remigi della 7. Lei Anta? Anna, sono Anna io. No, Anta nel senso che la signora si è presentata giustamente. Tu arrivi, fai lei è Anta, lei è? Anna. Anna. Allora, signora Anna, Anta nel senso ha superato gli Anta? Sì. Quanti sono, signora? Sono 81. C'è una grande possibilità, una stilista sta cercando di assumere delle donne Anta. Le devo fare delle domande per sapere se lei è il profilo giusto per la signora Elisabetta Franchi. Sì. No. Interessa? A titolo informativo. A titolo informativo. Lei ha fatto i quattro giri di boa. Che consistono? Si è sposata, si è già sposata. Sì, figli. Figli vivono per loro conto. Sì. Marito? Marito è morto purtroppo. Ah, ecco. Meglio. Ma come meglio? No, no, nel senso come che... meglio? No, cioè. Io non ci volevo credere che era meglio, molto meglio, cioè, è peggio di Elisabetta Franchi, una roba. Quella logica è meglio. Sì, sì, in quella logica è meglio. Non ha più nessuno. Cinismo. No, non essendoci più il marito, certo, è più libera. Buongiorno signora, buongiorno. Sono Memo Remigi della 7. Lei Anta? Oligari Vittoria. Come? Oligari Vittoria. No, lei, ho capito, ma lei Anta nel senso di... Niente, sta domanda. Ah, io ho 82 anni, grazie a Dio. Io a questo punto le darei la possibilità di cambiare la sua vita da così a così. Che vuol dire? Prima le devo fare un questionario. Sposata? Sì. Marito c'è sempre? Sì, grazie a Dio. 57 anni. Di matrimonio? Di matrimonio. 5 anni d'amore sono 63 anni. 57 anni di matrimonio e 5 anni d'amore sono 60. Bella. Poesia. Bella. Figli? Uno. Che vive per conto suo. E per cui lei non ha problemi del figlio. Sarebbe disponibile a lavorare 24 ore su 24? Ma vai a fanculo, Ali. Scusi. Piatto, detto, cioè, senza fare tante trattative. 22, 21, no, dritto così. C'entra me. No, io cosa, ma perché? Cosa c'entra io? Ma quella signora che... Vabbè, ma non quella signora va a fanculo, no, ma tutti lei li certo, manda a fanculo, per non dire un'altra parola. Ecco, allora, devo dire che la signora non è d'accordo con la signora Franchi. Ma non per niente, per niente. Cosa, ma questa è una presa per culo. No, è una dichiarazione che questa signora Franchi ha fatto dicendo che vuole avere delle garanzie. Ma io ando cazzo ad 83 anni, ho 83 anni. Scusa, potrebbe. Signora, buongiorno, sono Memo Remigi della 7. Buongiorno. Lei Anta? Sono Maria. Sì, ma... È Maria, Memo, te la ricordi? Abbiamo fermata pure l'altra volta. Quanti anni ha lei, signora? 88. Per cui andrebbe benissimo per essere assunta. La signora Franchi le può cambiare la vita da così a così. No, però deve rispondere a un test che le facciamo. Lei i 40 li ha superati? Certo. Sì. Sposata? Subito. È libera adesso? Libera. È libera. Sarebbe disposta a lavorare 24 ore su 24? Col cazzo. È quella chiarezza di idee che... No, ok, ma andiamo avanti, che è finita. 7 giorni su 7? Col cazzo. Perfetto. Mi sono fermata con te perché so che tu sei bravo e mi trovi ragazzo. Ti trovo ragazzo, sì. Come lo vuole. Bello. Fisicamente no? Come deve essere? Un pochino più alto di me, no? Sì. Moro. Mi piacciono i mori a me. Sì. Belloccio, insomma, Maria. Belloccio. E poi che gli è da giù. Che gli è da giù. Va bene, allora grazie. Vabbè, Memo. Noi ci abbiamo provato. Le ragazze non accettano la... Le ragazze? No, non sono disponibili. Dai, Memo. Dai, Leone. Dai. Ciao. Un ragazzo che gli è da giù. Ringraziamo sempre i signori e le signore di Testaccio, Memo Remigi, Leonardo Parada in questo caso. Andiamo avanti al prossimo punto.